Cazzo, è il Dezze! Cittadini, tra poco vi verrà detta la verità. Rimanete sintonizzati. Sta a voi decidere. Oh, che bella San Francisco. Un cane rincorre i peccioni. Tu lo accarezzi. Flirti con la padrona. La padrona se la prende male ti mena. Allora te cosa fai? Sei un gentiluomo, ti allontani e non dici niente. Però per vendetta le scagli addosso una banda locale così a random. Ciao ragazzi, come avete capito da titolo, oggi parleremo di Watch Dogs 2. Un titolo che mi ha preso e possiamo dire che posso dire la mia dal punto che ho giocato sia le missioni primarie che le secondarie e l'ho completato al 100%. Brava Ubisoft, stavolta ci siamo. Con questo Watch Dogs 2 sei arrivata a portare Watch Dogs a quello che doveva essere già il primo. E il DLC di T-Bone è stato un trampolino di lancio per questa cosa. Infatti avremo a disposizione i droni, che sono droni da terra e droni aerei, che si rifanno più o meno al veicolo radiocomandato di T-Bone, e ci saranno anche gli hack che saranno in ambiente e non più delle schermate nere che ci troveremo a girare dei robi che diventano azzurri. Sì, questi robi che diventano azzurri ci saranno sempre, i nodi, però saranno in ambiente, tipo su un muro, su un tetto, dipende dove ci troviamo, anche se però le somiglianze si fermano qua. Per esempio, per completare l'albero delle abilità dovete cercare i dati chiave sparsi per la mappa. La mappa vi indicherà più o meno dove sono, però sta a voi trovarli. E per attivarli dovete usare i punti ricerca. I punti ricerca li otterrete o superando il livello, prendendo ad esempio follower, facendo le missioni o le azioni, che poi sono i punti esperienza, oppure cercandoli in giro per l'ambiente troverete questi punti ricerca che li userete per aumentare le vostre abilità nell'albero. Prende un po' spunto dai giochi di ruolo questo nuovo Watch Dogs 2 di Ubisoft. Infatti non solo avremo i punti esperienza, ma per attivare le missioni secondarie dovremo o parlare con gli NPC che ce le daranno, oppure dovremo hackerarli, quindi ce le dovremo cercare in giro per la mappa, ma la cosa si rende anche abbastanza divertente. Si possono fare molte più cose nell'hacking rispetto al primo capitolo. Per esempio, si possono hackerare i veicoli per, che ne so, mandarli a destra, a sinistra, a dritto, fermarli, marcia indietro. Potrete scagliare addosso o la polizia o una gang locale su un NPC e così via. Non voglio spoilerarvi niente, però certe missioni secondarie e certi luoghi, ambienti, NPC e cose che troverete in giro per la mappa si rifanno a altri giochi, luoghi, aziende e tanta roba che si trova in giro per internet, anche come video su YouTube. Graficamente? Beh, se il primo non voleva far sfigurare le console e quindi ci ha portato su PC una grafica molto ridotta rispetto a quello che era presentato alle 3, che per portarla a livelli simili si è dovuto moddare questo gioco, questo secondo capitolo non lo fa sfigurare il PC e lascia un po' indietro le console. Per esempio c'è il supporto al 21 noni, texture in altissima qualità, effetti delle ombre molto più alto, effetti grafici superiori, eccetera eccetera. Ma a differenza del primo capitolo, anche chi ha AMD riuscirà a giocarlo senza problemi. Infatti il primo aveva parecchi problemi appena uscito come ottimizzazione, mentre questo secondo capitolo sono riuscito a giocarlo abbastanza bene. Sì che c'ho un computer più potente rispetto a prima, però anche con scheda video AMD, nonostante il gioco sia ottimizzato Nvidia, sono riuscito a giocarlo senza problemi, a dettagli quasi ultra. La cosa cambia un po' quando si ha la guida, infatti ci sono dei cali di frame rate abbastanza evidenti. Il gioco doveva uscire, secondo voci, ottimizzato AMD e con le DirectX 12. Bene,
Tutto fatto, è uscito ottimizzato Nvidia in DirectX 11, però non ne facciamo una colpa, è venuto bene lo stesso. Chiamava i toni cupi e la continua ricerca della vendetta da parte di Aiden resterà un po' diluso. Questo è un gioco fresco, fatto di personaggi giovani che si vogliono divertire, c'hanno le battute pronte. E riusciranno comunque nel loro stile a strapparvi un sorriso o una risata, e penso che la cosa non vi possa fare schifo. Consiglio l'acquisto? Cacchio se lo consiglio, è un giocone ragazzi, cioè l'intelligenza artificiale degli NPC è varia, divertente, l'ambiente è vivo. Non c'è una sola maniera in cui affrontare la missione per come è scriptata, ma potete usare tutti i mezzi a disposizione, la fantasia, potete fare lo stealth, azione, potete usare i droni, non so, vi potete sbizzarrire nelle missioni. Un must have degli open world. Io vi ho detto la verità, ora sta a voi.